Il liuto è lo strumento principe del Rinascimento, diffuso in tutta Europa nei diversi gradi della società e utilizzato persino in chiave simbolica dai pittori, la sua presenza accanto alla voce creò una prassi esecutiva molto speciale della musica polifonica vocale allora in auge, riducendola ad una voce sola cantata, mentre le altre voci venivano riassunte dallo strumento. Sono le parole del direttore artistico del Festival Duni, Dinko Fabris, in occasione del doppio concerto a Grottole Matera per Meraviglia, musiche inglesi del tardo Rinascimento. Ospiti delle due serate, il soprano Sophie Klusman e il luthista americano Opikson Smith, tornato in Basilicata dopo aver partecipato già nel 2022 al Festival Duni. Riconosciuto come uno dei più grandi virtuosi di liuto di tutti i tempi e certamente il più importante liutista, Opikson Smith, dopo gli studi ad Harvard, si è trasferito in Europa e vive attualmente a Basilea. Suona e tiene masterclass in tutta Europa, in America, in Australia, in Nuova Zelanda, Corea e Giappone. Un concerto di grande valore musicologico e artistico. Prossimo appuntamento, il Tempo della Voce, domenica 27 ottobre a Matera al Museo Ridola, con inizio alle ore 20.